Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Io debutto nell'89 con la Domenica In di Gianni Boccompagni e Irene Gerso. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata con... Ho avuto un passato bellissimo. Sono stata molto popolare. Il programma che mi ha portato al successo è stato proprio Non è la Rai. Non è la Rai, che cambiò tutta la televisione. Nel 91 inizia la mia strada. È stata un'avventura che mi ha insegnato tanto, che mi ha portato tanto. Poi è arrivata la grande crisi e così mi sono prodigata per trovare un altro lavoro. E adesso mi sposai, ebbi un bambino, Nicola. Il lavoro lo tralascio, ma senza mai pentimento. Ho passato dei momenti, devo dire, molto critici, sia economici, anche emotivi. Adesso faccio la mamma di due bimbi, uno di 19 e uno di 8. Ti giuro amore, un amore eterno. Ma il mio sogno resta sempre e solo quello di poter tornare. Questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Che bello! Guardate che... Guardate che io è tutta questa notte emozione. Che penso a voi, perché mi è venuta in mente una cosa. È venuta in mente una cosa, sai che possiamo fare una... Io vado con i pensieri, sì. Vado oltre. Va bene. I miei mi hanno detto dall'altra parte. Ecco. Dunque. Che bello. Ilaria. Eccoci. Dalla ragazzina più famosa d'Italia, poi hai iniziato negli ultimi anni a raccontare anche un po' l'evoluzione, no? Sì. Della tua vita, della tua storia, sei diventata mamma, hai passato dei momenti molto difficili, hai detto che poi sei diventata volontaria anche per una signora sì. anziana. La ci tua sta vita... guardando e ti guarda sempre. Come si chiama? Così? Ausilia. Ausilia. Ti guarda ciao sempre. Ausilia, un bacione grande, vieni a trovarci. E per cui continui a sì, occuparti assolutamente di lei. Sì, sì. Mi trovo come è andata la vita? Dimmi un la po'. La vita è stata movimentata, abbastanza movimentata, che sono comunque diventata popolare, perché io mi reputo popolare, non famosa, non VIP, ma popolare. E è stata un'esperienza bellissima, straordinaria, che ancora ricordo. E che racconto anche ai miei figli. E poi vabbè, ho avuto dei problemi di salute e io fortunatamente sono stata bene, nel senso ce l'ho fatta. Che problemi hai avuto? Ho avuto un aneurisma congenito e ho avuto una grande forza. Quanti anni avevi quando? 20. 20, sì. Cioè subito, no, poco dopo sì, la poco trasmissione, sì, diciamo. Sì. E quindi comunque mi sono dovuta ritirare. Poi io comunque non ho mai poi seguito insomma, i miei studi, non ho approfondito, quindi sono per mia scelta spontaneamente ho deciso di seguire il percorso della vita, nel senso fare la mamma, poi ecco quando ho queste bellissime ospitate io sono felice di esserci, può capitare di fare qualche provino, però cioè, la mia vita adesso è sono i miei bimbi, i miei cuccioli di cani e la e mia... E di giorno ti occupi di questa signora? Sì, sì, tutti i giorni. Che ti fa grande onore. Sì, ma poi a me piace tantissimo, mi piace perché lei è storia, lei mi racconta tante cose, e ci confrontiamo e sto bene con lei, sto bene. Poi ecco, se dovesse capitare qualcosa, che ben venga, ma non... Okay. Abbiamo preparato dei filmati per ognuna di voi. Questo è per te, Ilaria. Grazie. La tua storia, no? Io sono Ilaria Galassi e ho 47 anni, una donna fragile, vivace, nostalgica, permalosa e onesta. Ilaria Galassi, romana, debutta nel 1990 a 14 anni come ragazza pompon a Domenica In. Poi, dal 1991 al 1995, partecipa a Non è la Rai e diventa uno dei volti più rappresentativi del programma e una delle adolescenti più popolari d'Italia. Quando finisce questa esperienza, che lei ricorda come meravigliosa, mentre seduta sul suo motorino viene investita e resta mesi in ospedale.
Poi a 20 anni ha un aneurisma e questi due drammatici fatti la costringono a lunghe riabilitazioni e le impediscono di proseguire la sua carriera. Si innamora un primo figlio, Rocco, e poi un secondo, Riccardo. Ha cercato di rientrare nel giro della TV, ma non è facile, dice. La sua realtà oggi è la famiglia e un'esperienza di volontariato con Ausilia, un'amica di 92 anni alla quale Ilaria tiene compagnia e per cui fa da mangiare. Questa sono io, a 47 anni. Ciao. Era moda? Ma che simpatica questa signora Ausilia, ma perché non me la porti in trasmissione? È perché bello. Bisognerebbe chiederlo ai figli. Ai figli, vabbè, di poterla farla venire. E se no ci mettiamo lo zainetto. Vai, io. Alessi, ciao Roberto. Allora, tu in maniera diversa ti sei occupato di tutte loro, no? Sì. E con ognuna di loro con una storia. Ecco, perché poi non ci dimentichiamo, insomma, che davanti a un personaggio popolare, come diceva Ilaria, di spettacolo, famoso, c'è una vita. C'è una vita, ci sono i sentimenti, le relazioni, le persone, ci sono le persone, ecco. A te Roberto. Eleonora, io conosco molto bene queste ragazze anche perché sono stato un loro fan quando erano a... Grande Alessi! E in più mi permetto di contestare Ilaria Galassi quando dice che è fragile. Non è assolutamente fragile. Ma guarda tutte che la fragilità sono non quattro... è un difetto, io sono fiera di esserlo. Lo sai, cioè, non la lo fragilità sai, è cioè, una cosa meravigliosa e unica, non tutte lo sono. Quindi certo, io per me io è... consiglio a Giulia, proprio che ci sta sentendo, di studiare le vostre storie. Perché voi siete quattro ragazze che hanno avuto una grandissima fortuna, quella di conoscere uno dei geni più brillanti della nostra televisione, che è Gianni Boncompagni, che salutiamo, che ci sente sicuramente da lassù. Però ognuna poi ha avuto esperienze anche dure, tradimenti, nuovi abbandoni, e ognuna di voi però ne è uscita. Tu, Ilaria, per esempio, hai avuto questo aneurisma, e io so con quanta determinazione e volontà tu sei andata avanti a curarti e nella terapia di riabilitazione. Sì. Ed è questo che io vorrei che tu riuscissi con la tua storia proprio a trasmettere a Giulia, perché capisco che Giulia, che ha appena subito un intervento, possa in qualche modo avere dei momenti avere di maggiore fragilità. Infatti è per questo che ho ottenuto Giulia. Allora, continuiamo a raccontare la storia di Eleonora. Vi voglio mandare questi filmati perché sono... belli fatti per voi, veramente, vi abbiamo pensato molto. Grazie. Eleonora Cecere. Eccomi qua, sono Eleonora Cecere e vi racconto un po' di me. A 21 anni dall'ultima puntata dell'iconico programma Non è la Rai, Eleonora Cecere si racconta a tutto tondo, mostrandosi come una donna forte e volitiva. La sua avventura inizia presto, quando la freschezza dei suoi riccioli biondi e dei soli 13 anni la impongono su uno dei palcoscenici più ammirati d'Italia, spalancandole così le porte del mondo dello spettacolo, complesso e incantato al tempo stesso. Parallelamente al successo del programma cresce la sua popolarità e la vita cambia, tanto da essere sorpresa sotto casa da frotte di ammiratori, da ricevere lettere e dichiarazioni d'amore, fino ad arrivare persino ad essere perseguitata da un malintenzionato che la minacciava ossessionato da lei. Le luci della ribalta continuano ad illuminarla anche terminata quell'esperienza. Anni fatti di televisione e teatro, ma anche di scelte personali importanti, come un matrimonio felice e la nascita di due splendide figlie. Ma tutta la grinta e il carattere che l'hanno portata a volare aspettavano ancora di essere messe davvero alla prova. Ho lavorato tanto in teatro, poi è arrivata la grande crisi. Il periodo del Covid è una malattia contro la quale combattere, ad un certo punto quelle stesse luci le hanno spente e allora tutto si ferma. Quanti giorni sei stata in queste condizioni? 14 giorni. Rischiando la vita. 14 giorni? Sì. Ma la Cecere non è una donna che rimane a guardare. Affronta la malattia e si reinventa con coraggio, come vigilante in poliambulatori e reparti pediatrici. Eppure, il sogno di tornare su un palcoscenico è in un cassetto ancora non del tutto chiuso. Ho tanto da raccontare e ancora tanto da far vedere. Ciao!
Che bei film, Mari. Mi sono emozionata. Ecco, questo, insomma, ci tengo a dirlo, perché al di là dell'aspetto fisico, no, di una bella donna, di una donna di spettacolo, donna, ecco, c'è un mondo. Ci sono i sentimenti, le emozioni, le sofferenze, i dolori, la vita che va avanti e le difficoltà dietro a ognuno di noi, ovviamente, che sia di spettacolo o meno. Però purtroppo ogni tanto si paga un po' il retaggio della sottocultura, no? Di come, vabbè, allora sei bella, perfetta, te va tutto bene. Non è proprio comune, purtroppo non è Eleonora. No, purtroppo non è così, ecco, come diceva anche Pamela, il classico luogo, insomma, comune, luogo quello comune. Che dicono tutti. Però, insomma, dare la possibilità, no, non è che uno è bello ma non balla, uno è bello e balla pure ogni tanto, nel senso che è capace di poter fare tantissime cose, di dimostrare tanto a chi ci sta guardando. Dando anche la possibilità appunto alle persone come Giulia di guardarci e di fargli capire ciò che abbiamo passato, ciò che siamo riuscite a superare nei momenti appunto difficili, come dicevamo prima, di ognuno di noi, perché il nostro mondo è molto bello ma è anche molto difficile da affrontare. Perché siamo delle persone come semplice, le altre, non siamo delle privilegiate, no, poi per quello che è la vita. Voi avete avuto questa partenza no, in cui c'era solo l'aspetto fisico davanti. Esattamente, apparentemente sì. Poi ognuno aveva le sue personalità che Gianni non ha mai cambiato. No, secondo me era anche una scuola, come dice Miriana, perché noi comunque arrivavamo al Centro Palatino. Si studiava. A noi ci facevano studiare recitazione, danza, canto, dizione. Insomma, è stata per noi veramente una bella scuola. Noi eravamo lì la mattina alle 8. No, ma dico come immagine con il quale, cioè lascia stare il dietro le quinte, però l'impatto sicuramente, sì, l'impatto davanti al pubblico era un impatto molto d'immagine diciamo, sì, basato quello sull'immagine, no? Questo sì, invece. Quello sì. La malattia, poi ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato, sono stata. Come va adesso? Adesso va. Che cos'è che avevi, ricordiamo al pubblico? Allora, io ho sofferto di un'endometriosi. E quindi ho subito un'isterectomia, quindi asportazione di utero e tube. È stato un periodo molto difficile, anch'io purtroppo in quel periodo non mangiavo più perché non riuscivo in quanto i dolori erano molto forti, avevo sempre delle forti, anche mangiando una mollica di pane avevo contrazioni all'intestino. Di conseguenza preferivo non mangiare perché i dolori erano lancinanti. Quanto sei dimagrita, Ele? Ero arrivata a 38 kg. 38 kg? Sì. Mamma mia. E poi questo però, insomma, dopo questo intervento ho contratto un virus ospedaliero e mi stava portando alla setticemia. E ringraziando... Hai rischiato di morire. Esattamente. Esattamente, ringraziando insomma il reparto dell'ospedale, insomma, che si è preso cura di me. Che ospedale? È il Sant'Andrea, è il reparto di ginecologia. Ringrazio ancora il primario del reparto. Ho avuto mi hanno fatto delle forti dosi di antibiotico, me ne facevano 6 al giorno, ero praticamente debilitata in tutti i sensi, non avevo più un filo di pelle dove potermi fare delle flebo, ecco, questo, e avevo le vene completamente andate. Mamma mia. Comunque questo, insomma, sono riuscita piano piano a superarlo grazie a mio marito, alle mie figlie che mi hanno dato la forza di poter in qualche modo riprendermi e ricominciare a mangiare, ricominciare a vivere una vita serena al loro fianco e con la loro forza, soprattutto, che sono riusciti a trasmettermela a 360 gradi. Quando lo ricordo ho ancora il magone sullo stomaco perché veramente è dura da ricordare. Quindi Giulia, per favore, insomma, ho anche letto che hai avuto un'offerta di lavoro, quindi la devi vivere con grande forza, grande energia, sono sicura, e sono anche le mie amiche sono sicura che insomma, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
Sono sicura che ce la farai, perché certo, ce la devi fare, perché tu sei una guerriera, sei una guerriera. La vita è bella, Ele, è bellissima. Ele, ti arriva una sorpresa, guarda, per te. Ciao a tutti, questo è un messaggio per la mia cuginetta adorata, Eleonora. Che dire, abbiamo passato insieme un'infanzia allegra, spensierata, un'infanzia piena di sogni, sia per me che per lei. E abbiamo fatto tante cose insieme, mia mamma e suo papà sono fratelli, e quindi proprio cugine di primo grado, ma anche cugine di passioni, di cose che ci piace fare, cantare, ballare, recitare. E Eleonora ha saputo reinventarsi in tanti modi, è diventata mamma di Marlene e Carol, due splendide bimbe. E quindi è bello anche sapersi nella vita reinventare e andare avanti. Per questo io l'ammiro, ma gli mando a tutti voi e a lei un grande bacio. In bocca al lupo per tutto. Grazie. È giusto. È stata con noi. Sì, ci siamo. Mi sono reinventata, perché in un momento purtroppo critico per tutti, io mi sono reinventata e quindi ho deciso di dare una mano a mio marito, perché sappiamo tutti che con uno stipendio in casa non ce la puoi fare. E quindi mi sono reinventata andando a fare la vigilanza privata con una società che. Per cui fai la vigilantes adesso? Al momento sono, sì, vigilantes, ma non smetto comunque di fare il mio lavoro, e quindi faccio spettacoli, presento, insomma, sfilate di moda. Poi hai una voce bellissima. Grazie. Sì. Miriana, sì, tocca a te. Tocca a me, devo parlare? No, guarda. La mia carriera nasce guardando la TV, sì. Guardando Eder Parisi mentre balla a Fantastico. Disco, disco, dove io sono veramente io. È il fantastico, super fantastico. Il sogno di diventare ballerina Miriana Trevisan lo ha coltivato fin da bambina, ma mai poteva immaginare che a soli 19 anni tutta l'Italia avrebbe parlato di lei. In poco tempo la partecipazione allo storico programma Non nella Rai, Cucina di giovani talenti, le regala una popolarità inimmaginabile. Un sorriso luminoso e tanta spigliatezza diventano le sue cifre, e in un certo senso quello era solo l'inizio. La sua già avviatissima carriera continua luminosa, vedendola impegnata in programmi di enorme successo al fianco di giganti del mondo dello spettacolo. Striscia la Notizia, Paperissima, Tradizione, La Corrida, Press, quindi con i più grandi della televisione di una volta. La sua vita affettiva cresce con lei, coronando ad un certo punto il sogno di diventare moglie e mamma. Sposa il cantante Pago, da cui poi si separerà pur mantenendo un ottimo rapporto, e il 15 giugno del 2009 nasce il suo amore più grande, Nicola. È un'esperienza straordinaria di cui mi prendo tutte le responsabilità, e quindi insomma il lavoro lo tralascio, ma senza mai pentimento. Ma la vita, si sa, è una continua corsa sulle montagne russe, e Miriana ad un certo punto si ritrova a fare i conti con un momento buio, uno di quei momenti capaci di minare la serenità anche di una persona solare come lei. Suo padre viene a mancare e Nicola inizia a soffrire di una forma d'asma, tanto che la donna annulla se stessa, ignorando dei segnali importanti che il corpo le stava mandando. Quel problema era purtroppo più grave del previsto, e la showgirl inizia la sua battaglia, la più dura e imprevista. Tutto finisce per il meglio e Miriana chiude un capitolo doloroso. Oggi è una donna in pace con se stessa, scrive, dipinge e non ha rimpianti. Tuttavia il piccolo schermo rimane nel suo cuore, sentendosi pronta per ricominciare nuove importanti avventure. E adesso sono qui, pronta. Bellissima. Grazie, grazie, bellissimo. Stupendo, ragazzi, grazie. Come si fa a rialzarsi dopo una sconfitta? Allora, io in realtà sempre tramite l'arte, questo mi voglio rivolgere anch'io a Giulia, quindi lei, la danza, no? La danza racconta una storia con il corpo o con la mente, perché potresti anche diventare una coreografa e raccontarci la tua storia tramite la danza. E anche quando ero ferma, e quindi stavo molto male, dunque
In realtà dobbiamo parlare, visto che oggi il tema è quello, voglio riparlare dell'endometriosi. È una malattia molto subdola e dolorosa e molte donne ne sono... E quindi questo oggi, visto che ne hai parlato tu, io e parte della mia famiglia ne soffriamo. Anch'io ho avuto questo problema per tanti anni. Sono riuscita a tamponare questi dolori mangiando in un certo modo, non mangiando zuccheri, tu sai benissimo, gli zuccheri sono pericolosi, e, però poi dopo anch'io piano ho piano. Levato tutto. Piano piano, è per anch'io forza. Così piano piano è come se ti mangiasse un po'. Quindi mi sono rialzata dipingendo, io dipingo. Scrivendo un libro, ecco. Anch'io ne ho scritto uno. Scrivendo un libro, raccontando, e prendendo, in quel momento invece ricominciai a studiare, forse voi ragazze non lo sapete, e prendo il diploma, perché l'avevo lasciato, non alla RAI, avevo cominciato a lavorare in modo vorticoso e quindi lasciai gli studi, quindi... Mi sono diplomata, questa Alessi sa, perché lui mi diceva leggi. E sei diplomata? Mi sono in scienze umane, in scienze umane, in 3 anni. Qua, mentre ero a casa, dipingevo, scrivevo a quanti anni. A quando? A quanti anni dunque? Oh mamma mia, 6 anni fa. 6 anni fa ti sei diplomata, da brava. Da adulta, è continuo, brava. E adesso mi piace. Continua, c'è la triennale, perché no? Questa è ammirevole. Tocca a Pamela Petrarolo, ecco qua, dagli esordi ad oggi. E quanta tu 8 anni fa come ballerina nel programma Piccoli Fans. Sì. Che io me lo ricordo bene quel programma. Sì. Lo guardavo. Anni, il suo primo ingresso in TV. Il programma allora era Piccoli Fans e a condurlo era Sandra Milo. La nota Gianni Boncompagni qualche anno dopo, che la introduce nell'edizione dell'89 di Domenica In. Pamela! Un provino andato bene con il sottofondo de Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Il desiderio di Pamela? Diventare come Lorella Cuccarini. Sempre lui, Boncompagni, la introduce in quello che tutti ricordano come il mondo di Non è la Rai. Pamela lì resterà per tutte le edizioni, fino a diventare coreografa di quel programma diventato un cult italiano. Un periodo magnifico, ci dice. È stato un programma che mi ha davvero dato tanta possibilità di fare, di mettermi in gioco, di crescere anche artisticamente ma anche umanamente. A cui segue un periodo altrettanto buio. Pamela rischia la vita a 19 anni per una peritonite non diagnosticata nell'immediato. Alla fine tutto va per il meglio, ma impiega 2 anni per rimettersi in piedi e la sua carriera appena iniziata si ferma all'improvviso. Alti e bassi, momenti positivi, momenti negativi, situazioni accadute, alcune che speravo che accadessero non sono successe. L'aiuta l'amore a 21 anni, a 24 si sposa, a 26 diventa mamma di Alice. Non abbandona mai la TV e soprattutto gli eventi che la riportano a quegli anni d'oro. Nel 2015 nasce la sua seconda figlia, Angelica, ma poco dopo il suo matrimonio inizia a vacillare, fino alla separazione nel 2017. Poi di nuovo l'amore, improvviso e smisurato, racconta lei come fosse il primo. Da questa nuova unione Pamela darà alla luce la sua terza figlia, Futura. Sì, proprio come cantava Lucio Dalla. Lei quella canzone la reincide e la dedica alla sua bimba, quando ancora l'aveva in grembo, e al suo compagno, che tanto ha voluto quel nome. E se una femmina si chiamerà Futura. Che bello, veramente storie. Scusate, ma vabbè. No, guarda che bello piangere a volte per le cose. Io quando vedo le mie figlie, quando vedo le mie figlie, è normale, Comunque, ragazzi, la vita veramente mi ha messo a dura prova. Qual è la cosa che in assoluto, perché sono anche lacrime di felicità, il fatto di essere riuscita a superare sempre quello scalino che all'improvviso pensi di non riuscire a scavalcare. E non sottovalutarsi mai, noi siamo forti, siamo delle donne forti, dobbiamo credere in noi stesse. Quando pensiamo che è arrivato il buio, vi dico che
tornata cioè, la luce. Che possiamo, e dobbiamo c'è. Sperare e ce la facciamo, perché noi siamo forti. Quindi pensare a tutto quello che ho passato, a tutto quello che mi è successo, no? Facendo un bilancio di cose belle, cose meno belle, uh-huh. cose che dove ho messo comunque, ho avuto anche problemi gravi di salute per cui ho rischiato anche di morire. E pensare comunque di essere qua, mamma di 3 figlie, oggi sana, libera, sono molto felice. Quindi io ringrazio sempre la vita e la possibilità che ho avuto da quando sono piccola di realizzare tutti i miei sogni, ma ne ho ancora molti nel cassetto. Voglio dire che ne abbiamo tanti da realizzare. Queste quattro magnifiche signore. Queste cinque, anche Giulia. Cinque, anche queste, cioè, vabbè. Sei. Allora, Eleonora va bene, stavo dicendo per voi. Hanno vinto la sfida del corpo. Con il corpo hanno protestato contro tante cose e poi con la sfida del corpo si sono ripresa la situazione. Sì. Hai messo al mondo dei figli, avete messo al mondo dei figli, avete continuato a lottare, avete vinto sulla malattia. Sì. Il tema è stato il corpo, la possibilità, la creatività. È bellissimo questo. Sì, perché poi secondo me è fondamentale poi nella vita, nonostante le difficoltà, essere centrati. Cioè proprio un obiettivo. Essere centrati su un obiettivo. Oddio, Giulia, hai acquistato altre 4 amiche qua, eh? Partendo da una crisi. Ci vuoi? Partendo da una crisi, che è sempre un'opportunità, vero, come dice la parola greca. Ma la vita ci insegna tanto. La crisi è un'opportunità. Tutte amiche. È vero. Ci hai sta. Visto? Che le difficoltà... Guarda, nel frattempo qua si è aggiunta la nostra ospite qua, non so se la vedete, che è Maya. E che mi ha detto Giulia che è stata la sua grande assistente in questo percorso, Maya, che è la sua cagnolina. Però visto che ci siamo e che è stato un po' detto prima, possiamo ufficialmente dirlo? Possiamo dirla questa sorpresa? Allora, Eleonora, tra 2 giorni, giusto? Inizia il primo lavoro di Giulia, che ha ricevuto il suo primo contratto. La forza delle posso donne. Posso dire una cosa? Sì. Dimmi, Giulia. Posso dire una cosa? Veloce, che devo chiudere. No, per me, io sono, non vedo l'ora... Sì. Non vedo l'ora di iniziare, ma ho tanta paura, però... Perché ho passato la vita nelle strutture, negli ospedali e non ho mai avuto di avere la possibilità di lavorare. Ce la farai. Veramente, e questo sarebbe il mio primo contratto, quindi sono emozionatissima. Forza. Prima mi ha detto, ho una visita dopodomani, dopo 2 giorni di lavoro e non so che cosa fare. Noi ti fiamo per te. Prima mi ha detto, ho paura perché il secondo giorno di lavoro avrò una visita, non so come fare. Ha chiamato al lavoro, ha scritto, ha detto ho una visita importante programmata da un anno e loro gli hanno detto non c'è problema. Non c'è problema. E quindi farà la sua visita e andrà al lavoro e continuerà a fare le sue cose. Ti seguiremo in questi giorni, allora. Speriamo. Non ho molti minuti. Non ho molti minuti. Un bacio Giulia, poi ti aspetto in studio così mi vieni a raccontare come è andato al lavoro. La forza delle donne.